Buongiorno, buon lunedì, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di Mattino 6. Siamo pronti per andare a vedere i quotidiani locali, ma non solo, che trovate già in edicola. Ovviamente in questa prima parte spazio soprattutto alle prime pagine, con le quattro edizioni del Centro e il Messaggero che andiamo subito a vedere. Partiamo con l'edizione di Pescara del Centro. Sosta per il mare, questa è l'apertura. Multe a raffica, parcheggi selvaggi sulla riviera, auto anche nei posti per i disabili. In alto nel box, ovviamente, ieri era giornata di ballottaggi, una notizia che poi troveremo sull'edizione della provincia di Teramo del Centro che aprirà il giornale, perché a Giulianova si decideva il nuovo sindaco. Vince Ivan Costantini, Lega e Forza Italia sconfitte, il ballottaggio deciso, pensate, da una distanza tra lui e Tribuiani di soli 59 voti su oltre 10.000. Scendiamo a centropagina. Purtroppo la stangata pedaggi, ecco tutti gli aumenti dal 1 luglio sulla A24 e A25 per andare, leggiamo, da Pescara a Roma si pagheranno più di 24 euro entrando da Brecciarola di Chieti, il pedaggio salirà da 19 a 23 euro. Purtroppo un vezzo quello degli aumenti dei pedaggi con cui spesso abbiamo a che fare. Nelle cronache i concorsi del comune slittano, siamo a Pescara, beffa per i candidati. Notti insonni, Riviera, movida a tutto volume, protesta a Montesilvano. Dall'altra parte, ovviamente, come ogni lunedì, c'è spazio ampio per lo sport e lo dedicheremo anche noi, poi leggendo non solo le testate abruzzesi. Qui siamo sul calcio a 5, Acquasapone sul 2-2, scudetto ora si può, colpo a Pesaro, domenica ci sarà la bella. E questa è la foto proprio dell'esultanza dei giocatori dell'Acquasapone che hanno battuto in gara 4 Pesaro, riaprendo i discorsi scudetto. Altro sport, Formula 1, ieri sera il Gran Premio del Canada, Vettel vince ma è retrocesso, Hamilton gode non senza polemiche. Invece ieri all'ora di pranzo una bellissima notizia, l'Ital Donne all'esordio nel Mondiale in Francia ed applausi, 2-1 contro l'Australia con doppietta di Barbara Bonansea. In basso, Gratte vince 2 milioni di euro, la fortuna bacia Sulmona a colpo grosso con un tagliando del maxi miliardario. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Ovviamente adesso cambiamo edizioni, vedendo che cosa c'è di diverso rispetto a quello di Pescara. Questa è l'edizione di Chieti, comune scontro su 48 assunzioni. Tra Forza Italia e il sindaco Di Primio, resa dei conti per la Teate Servizi. E poi nelle cronache a Vasto, in centro vanno di corsa per difendere il tribunale. A Sulmona, come detto, colpo grosso in tabaccheria, Gratte vince 2 milioni. Dall'altra parte, per lo sport, Chieti svolta in società, è in arrivo Di Stefano, originario di Cupello, ex presidente della Civitanovese, è un passo dal rilevare il Chieti. La svolta nelle ultime ore, si attende la fumata bianca, leggiamo in alto, Vastese e Lanciano, anche qui grandi manovre. In basso, sotto la foto notizia che riguarda i pedaggi, c'è la cronaca. Siamo a Lanciano, ruba 15.000 euro mentre lavora dipendente di una sala slot, finisce a processo per i soldi spariti. Cambiamo edizione, ecco l'edizione della provincia di Teramo che ovviamente dedica titolo e fotonotizia. Ivan Costantini, sindaco di Giulianova, capo Tribuiani, candidato Lega Forza Italia. Poi ovviamente sentiremo anche le parole del neo sindaco Giugliese, ballottaggio deciso da 59 voti. Questa è la felicità del nuovo sindaco di
Giulianova dopo la vittoria al ballottaggio con sciarpa giallorossa al collo. Ad Alba Adriatica siamo nelle cronache, incendio nel centro commerciale La Piramide. Per lo sport siamo in casa Teramo, il mercato sarà affidato secondo indiscrezione al duo Iaconi Federico, l'attuale DS potrebbe restare in collaborazione con Andrea Iaconi che farebbe da consulente per la parte tecnica. Tentano di violentare una ragazza a Teramo, lei si mette a urlare e si salva, denunciati due pakistani. Andiamo avanti, chiudiamo le quattro edizioni del centro con la prima pagina dell'edizione aquilana, colpo grosso, gratta e vince 2 milioni, questa è la notizia che abbiamo letto in precedenza di Sulmona che prende in questa edizione l'apertura, il giocatore torna nella ricevitoria incredulo e poi festa ovviamente al bar e complimenti a lui. Nelle cronache siamo all'Aquila, puntellamenti in regalo, il comune fa la svendita. Comune di Avezzano, De Angelis, sfumato il tentativo di evitare la crisi. Nel lunedì dello sport, Fedeli, patron della San Benedettese, voglio aiutare l'Aquila, e l'imprenditore umbro Franco Fedeli si è detto interessato ad un altro sodalizio rosso-blu, ma abruzzese e non come la Samb marchigiana, ovvero l'Aquila. In basso, Gran Sasso, si paga per il parcheggio, Campo Imperatore, strisce blu sul piazzale contro la sosta selvaggia. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo, questa è l'apertura a centro pagina, Costantini vittoria sul filo di lana, Giulianova il ballottaggio per il sindaco, i due candidati divisi da appena 54 voti, poi diventeranno 59 nella notte, ad Avezzano invece De Angelis accusa, mi hanno silurato mentre facevo delle cose importanti. In alto, studentessa violentata da due pakistani, siamo a Teramo, agguato in ascensore, aggressori fermati ma non scatta l'arresto. Nei box, l'Aquila, Daniel Casello con la motosega, lavorerà gratis, dovrà svolgere lavori di pubblica utilità, il 53enne accusato di aver danneggiato con una motosega l'apparecchio per il pagamento del pedaggio autostradale. A Chieti sanità scatta l'allarme per le liste bloccate. Di spalla la Transiberiana d'Abruzzo diventa il treno dei wine lovers. In alto abbiamo lo sport, Serie B, il Pescara punta Galano e Da Cruz del Parma. Questa è la mission di Zauri. Per i dilettanti l'Aquila riflette sull'offerta di Franco Fedeli a Sulmona, anche qui come vediamo vince 2 milioni al miliardario e poi va al bar insieme alla moglie. In basso siamo sempre all'Aquila, Angela, la scienza produce ricchezza, lo ha detto Piero Angela ieri all'auditorium del Gran Sasso Science Institute all'Aquila. Cambiamo adesso, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, apriamo con il Corriere della Sera, ovviamente ieri sera i ballottaggi quando i giornali hanno chiuso le loro edizioni erano ancora in fase di scrutinio, quindi potremmo trovare ancora dei risultati parziali, ma quello che è importante lo vediamo in apertura, la Lega avanza nelle città, questo Corriere della Sera, presa Ferrara, il centrodestra cresce, il PD vince a Livorno e tiene in altre roccaforti, il Movimento 5 Stelle conquista Campobasso, caso CSM, il presidente Grasso lascia la corrente dell'ANM. A fianco l'Italia scopre il calcio bello delle donne. Battuta l'Australia, Bonansea in trionfo. In alto, attenti a sfidare la UE sulla procedura, mette a rischio i risparmi dei cittadini. Colloquio con il Premier Conte, no ai mini bot, non vorrei che la Lega mi vivesse come un ingombro. La Repubblica
alla vigilia del vertice, Conte e Tria con l'Europa. Trattiamo noi il piano del Premier e del Tesoro per evitare la procedura di infrazione. Messaggio a Salvini e Di Maio, prendetevi la responsabilità di una rottura. E poi ovviamente c'è l'intervista a Romano Prodi, ultimi nella UE, un'Italia senza benzina, ballottaggi, crolla l'affluenza, a Ferrara vince la Lega, Livorno torna a sinistra. Il Fatto Quotidiano, le mani dei partiti sulle procure col pretesto dello scandalo CSM, grandi manovre, ANM salta la giunta unitaria, via MI e gli auto sospesi. In alto i ballottaggi, Ferrara va alla Lega, Livorno torna al PD, Campobasso al Movimento 5 Stelle. Algeria nel marasma, elezioni cancellate per la seconda volta. E poi queste due storie che troviamo nei box, quei 43 miliardi di TFR espropriati dallo Stato, il mistero dei soldi dei lavoratori, poi chirurgia estetica al viso, ma solo per farsi un selfie, rischi e follie, leggiamo in alto da Millennial. Il Messaggero, la prima pagina nazionale ovviamente, Conte intesa con la UE oppure lascio asse Premier Tria contro il fronte anti-Bruxelles, gelo di Salvini e Di Maio, ma ora niente voto, il ministro del tesoro, convinceremo la commissione su debito e deficit, mini bot, caso chiuso. In alto l'ira della Ferrari, Vettel primo ma una penalità lo retrocede, vince Hamilton. E invece per il tennis, Nadal batte Thiem del re di Parigi, Roland Garros e suo, pensate, per la 12ª volta. E a proposito di sport, anche qui ritroviamo le ragazze nel pallone, esordio da star, e poi Maria Latella che dice i loro gol fanno vincere tutti. Pagelle fiscali, rischio verifica per 1,5 milioni di lavoratori autonomi, scattano da oggi gli indici di affidabilità, controlli per chi prende un voto inferiore a 7. Libero di Pietro accusa gli ex colleghi, cari magistrati ripulitevi, le inchieste sul CSM screditano le toghe, approfittiamone come Tangentopoli per cambiare tutto. Sull'abuso d'ufficio ha ragione Salvini, i grillini devono farla finita di strumentalizzare la giustizia, queste le parole di Antonio Di Pietro. Nei box Emma, capo di poltrone e sofà, Bonino, pochi voti, tanti incarichi. E poi la sinistra più ciula al mondo, così sragionano Zingaretti e compagni. Il Sole 24 Ore, famiglia, puzzle da 23 miliardi, ora si punta sull'assegno unico, sostegni frazionati, il mix di bonus, detrazioni per figli a carico e fondi specializzati si rivela inefficace per contrastare il crollo delle nascite. Due progetti del governo da 17 miliardi e del PD. Precaria scuola, nuova sanatoria, il governo si prepara a salvare i professori non abilitati con 3 anni di servizio, nonostante le assunzioni, le supplenze aumentano ancora fino a 163.000. Il giornale, Tria non caccia un euro, sfida Di Maio e Salvini, il ministro promette conti a posto, addio flat tax, ballottaggi, cadono i primi fortini rossi, di spalla toghe in guerra per le poltrone, l'ANM esplode. E poi tutti pazzi per le sorelle d'Italia, la rivincita azzurra è in rosa, considerando insomma che noi con gli uomini il mondiale l'anno scorso l'abbiamo mancato. Furia Ferrari, Vettel penalizzato, la VAR nega la prima gioia. E poi in 40 giorni 1.100 sbarchi, ma ora non fa più notizia, sbarchi fra Lampedusa e la Calabria. Il Secolo.it, decidiamo noi, per i minibot passa anche un pezzo della nostra sovranità monetaria.
scrive Francesco Storace, vediamo nelle, in primo piano, frocio ma non italiano, Meloni, voi discriminate, cartello che fa riferimento a Leonardo da Vinci, niente meno. Massacro di cristiani in Medio Oriente, Occidente non reagisce. Poi Movimento 5 Stelle, la Raggi raddoppia, o sindaco o deputata. La Stampa, che apre con i ballottaggi, Salvini espugna Ferrara, il PD si consola riprendendo Livorno, debito e rapporti con la UE, Conte prepara il vertice per convincere i vice ad accettare la manovra. Crolla l'affluenza al 52-11, 16 punti in meno rispetto al primo turno, il leader leghista dice sono vittorie straordinarie. A centropagina la fotonotizia, Hong Kong un milione di no all'estradizione forzata in Cina, un emendamento che rende più semplice la consegna di presunti criminali ai paesi, Cina in testa, che non hanno un accordo di estradizione con l'ex colonia, appunto, Hong Kong. Il Tempo, occhio, questa è la prima pagina, qui viene giù il Senato. Candidato di Forza Italia prende più voti, ma la Corte d'Appello proclama eletto il rivale che ne ha meno. Il ricorso c'è ma non va in giunta, forse per scongiurare un dominio che farebbe strage di seggi. È una storia particolare questa, che poi viene analizzata all'interno. In zona cesarina, trionfo rosa all'ultimo minuto, Italia femminile in paradiso all'esordio mondiale, battute le favorite australiane con un gol al 95esimo. E poi di spalla Renzi ingrato, al PD versa solo le briciole, inchiesta sui soldi ai partiti. Blitz antimovide in tutta Roma tranne che a l'Eur, leggiamo in basso. La Verità, il grande inganno del microcredito, paghiamo i paesi per darci immigrati, ecco come funziona dietro la retorica dell'aiuto a casa loro. A centropagina la foto, Conte è davanti al bivio dei minibot, o sta con Tria e Mattarella, oppure con i suoi vice che in questa foto gli sono proprio accanto. E in basso, sei dipendente di una COP, mangi a metà, il modello sociale rosso fa pagare la crisi ai lavoratori, salari giù, controlli elettronici e tagli, mense comprese. Il Secolo XIX, i verdetti dei ballottaggi, la Lega conquista Ferrara, il PD si riprende Livorno. Albenga bis del centrosinistra a Novi Ligure, ovviamente siamo sul Secolo XIX, edizione di Genova, storica vittoria del centrodestra. Le azzurre trionfano all'ultimo minuto, Australia va KO. E poi chiudiamo questa prima parte con le prime pagine dei quotidiani sportivi, all'interno dei quali poi andremo nella seconda parte. La Gazzetta dello Sport, questa è una pagina molto bella, azzurre di gioia, un'Italia da amare, il calcio scopre le donne, le nostre ragazze vincono all'esordio ed emozionano un paese intero. Venerdì c'è la Giamaica, la Juventina Bonansea con una doppietta firma la rimonta sulla favorita Australia. Che tifo allo stadio e davanti alla TV, social scatenati, il gol al 95esimo è un muro che cade, scrive Walter Veltroni. Per invece gli uomini, Jorginho e Verratti, doppio regista, inizia lo spettacolo, vola anche la nazionale di Roberto Mancini. Bene così. In alto Nadal e quella strepitosa dozzina, Parigi 12° sigillo e sfida Federer alla fine. Vedremo chi avrà più slam, battuto Thiem in finale a Roland Garros, 18° grande torneo contro i 20 di Roger. In basso, rosse di rabbia, Vettel primo ma penalizzato, la Ferrari fa appello. A Montreal vince Hamilton grazie ai 5 secondi inflitti al tedesco di Maranello, ma nell'analisi il cavallino è tornato rampante.
In basso per il calcio, ecco qua, i tre box. Sarri-Juve, l'ok può arrivare oggi avanti su Emerson, e invece Cristiano Ronaldo è il re della Nation League, battendo con un gol di Guedes 1-0 l'Olanda ieri sera. In casa Inter, ecco l'effetto Conte, già 12.000 abbonati, l'Inter stringe per Dzeko e Barella in chiave Milan, invece attesa Boban e Mancini, Maldini, pardon, accelera per chiudere Giampaolo, e sarà anche qui una settimana chiave. Il Corriere dello Sport, il compleanno di Carlo Ancelotti, che dice: Juve, ho preso la mira, in fiamma i tifosi del Napoli, il tecnico azzurro, la prima stagione è stata di transizione, adesso la fionda è tirata, adesso siamo pronti a colpire, e probabilmente potrà farlo con il primo regalo, ovvero il colombiano James Rodriguez, partito l'assalto al giocatore rientrato al Real con 42 milioni, si può iniziare a trattare. Ovviamente c'è anche qui donne, l'Italia si innamora, esordio vincente ai mondiali, battuta l'Australia in rimonta 2-1 con una doppietta di Bonanzea, il CT Bertolini, ragazze fantastiche, c'è anche l'analisi, cose da uomini e coraggio da donne. Sarri a Torino, ci siamo, torniamo al calcio maschile, e CR7 conquista la Nations League. Invece per la Serie B, gioia salernitana, la salvezza arriva ai rigori, il Venezia retrocede in Serie C. Nadal, re di Francia, trionfo numero 12, e invece Seb paga il VAR, domina il GP del Canada, ma una penalità regala il successo a Lewis Hamilton, l'ira del ferrarista è una assurdità. Chiudiamo con Tutto Sport. Sorelle d'Italia, strepitoso esordio delle azzurre al mondiale, la Bonanzea firma una storica doppietta e ribalta la fortissima Australia, adesso la nazionale targata Juve, 8 ragazze bianconere, può sognare. E a proposito di Juventus, vediamo Sarri shopping Real, il tecnico prepara le valigie, tra mercoledì e giovedì l'annuncio della Juve, che guarda con attenzione a Madrid, dove Florentino Perez deve fare cassa, ma oggi sarà anche il giorno di Barella e Giampaolo. L'Inter chiude con il Cagliari, il Milan attende il via libera di Ferrero per il tecnico abruzzese, e dunque questa è anche una buona notizia per noi. Di spalla Vettel vince, ma è secondo a tavolino, che polemiche. Poi Nadal, dodicesimo re di Parigi, nessuno come lui. Difesa Toro, trattativa per Bogdan, e invece il Venezia scende in C, grande Pisa, sei tornato in B. Ci fermiamo adesso, e le previsioni del tempo, la pubblicità, poi rientriamo per sfogliare i giornali. Seconda parte di Mattino 6, entriamo all'interno dei nostri quotidiani. Ripartiamo con il centro, con la notizia che avevamo letto in apertura dell'edizione di Pescara, ovvero pedaggi in A24 e A25 e tutti gli aumenti. Dal 1 luglio per andare da Pescara a Roma si spenderanno 24,40 euro. Il centro ha calcolato i casi principali, solo il ministro può evitare la stangata. Vedete, ci sono tanti esempi, per esempio Pescara Roma Est, 197 km, costo attuale 20,50, 24,40 con l'aumento. Ci sono tantissimi casi che dimostrano, insomma, come purtroppo ci sarà un aumento per chi viaggia in autostrada dall'Abruzzo. Dall'altra parte, la vittoria delle imprese, fondi agricoli bloccati, regione sconfitta al TAR, accolti i primi ricorsi di ditte escluse dai finanziamenti europei all'Abruzzo. Dalle graduatorie da rifare e degli ammessi spunta anche un caso particolare. Andiamo sulla pagina di Pescara, lavoro 20 posti disponibili, rinviati i concorsi del comune, beffa per i 672 candidati in attesa. Gli esami programmati per questo mese sono stati rimandati a dopo l'estate per motivi tecnici. Le assunzioni per funzionari, impiegati e vigili urbani slittano a
fine anno o a inizio del prossimo anno, quindi 2020. Oggi intanto ci sarà la proclamazione del sindaco, alle 11.30 la cerimonia in comune, nel pomeriggio vertice tra i partiti per decidere la nuova giunta. Dall'altra parte barche incagliate alla marina, fondali di nuovo insabbiati, ancora disagi nonostante gli spostamenti di sabbia a largo. I natanti sono stati ricondotti in porto con la scorta. Cambiamo pagina, parcheggi selvaggi, siamo sempre a Pescara, sosta per il mare, scattano multe a raffica, tolleranza zero, blitz dei vigili sulla Riviera Nord in Viale Kennedy, 40 contravvenzioni, portate via 4 auto, occupati anche i posti per disabili. A centropagina i ragazzi della Mazzini invece ripuliscono la strada, gli studenti chiedono scusa alla preside e ai cittadini, oggi sistemeranno anche il cortile della scuola. A Montesilvano, movida senza freni in via Livenza, i residenti bloccheremo le auto, notte da incubo per centinaia di famiglie in mezzo al frastuono della musica e dei locali sulla riviera, traffico impazzito, tanti parcheggi nelle soste vietate, in strada giovani con bottiglie di alcolici in mano. A Nocciano intanto simulato un soccorso in montagna, esercitazione della, con protezione civile, squadre alpine e misericordia. Siamo a Popoli che ritrova la sua vecchia casa, il comune torna nell'ex convento, 6 milioni saranno destinati all'ufficio per la ricostruzione e recupero dello stabile di Salita di Cocco. La sede recuperata ospiterà la biblioteca, il museo d'Ascanio e i servizi, ma i lavori dureranno 4 anni. E intanto chiesto il potenziamento del distretto sanitario di Cepagatti. In basso, 3 spedizioni a Caramanico, ma di Fattiboni non c'è traccia. Ieri altro tentativo di ritrovare il pensionato scomparso 9 mesi fa. Siamo a Chieti, dove c'è una resa dei conti in comune, scontro su 48 assunzioni. Oggi consiglio decisivo sul bilancio, i 5 ribelli di Forza Italia contro sindaco e Di Biase. Anche la tenente servizi diventa fonte di polemica per la stabilizzazione dei precari. Intanto il doppio intervento in cardiochirurgia, mamma e neonate salvate, l'ospedale di Chieti è in festa, questa bella notizia. Andiamo a pagina 16, a Guardia Grele, cittadinanza onoraria ai partigiani dell'Ampi, alla brigata Maiella, consiglio in piazza per il 75esimo della liberazione, una lapide sui muri della biblioteca per ricordare i combattenti. A centro pagina, in 100 vanno di corsa in difesa del tribunale, siamo a Vasto, un successo l'iniziativa con avvocati, commercialisti e semplici cittadini, e la protesta torna a Roma. Andiamo a Lanciano, cronaca, ruba 15.000 euro sul posto di lavoro Lanciano, un dipendente di una sala slot, finisce sotto processo per i soldi spariti dalle macchinette, lo incastrano però le telecamere, tutto questo successo al tema Polycenter appunto di Lanciano. Sempre a Lanciano, addio a padre Paolo Cerritelli, ex custode del santuario. All'Aquila, Gran Sasso, posti auto a pagamento, tante novità per l'estate in montagna, strisce blu contro la sosta selvaggia sul piazzale di Campo Imperatore, aperte funivia e seggiovia per portare le bici in quota. Scendiamo in pagina, Cagnano Amiterno, cade mentre fa motocross, recuperato con l'elisoccorso. E poi deroga appalti, l'appello di Antonini, il nunzio nell'omelia sollecita la velocizzazione della ricostruzione ovviamente dell'Aquila e non solo. In basso, a Campotosto, Mascioni, il paese dove è vietato morire. Loculi esauriti al cimitero, comune senza soldi e tante richieste, cittadini infuriati, il sindaco rassicura, una storia particolare che ha quasi dell'incredibile.
Colpo grosso, gratta e vince 2 milioni a Sulmona, il 14 fortunato, il giocatore è tornato nella ricevitoria, bianco in viso e incredulo. Poi, rassicurato, ha portato la moglie al bar a festeggiare. Complimenti di nuovo a Moroni, il premio brigadiere dell'anno, Pacentro, importante riconoscimento al responsabile della stazione Parco Carabinieri. Forestali e poi due eventi, ovvero a Castel di Sangro le strade invase per un giorno dalle Ferrari, a Raiano invece in 5.000 alla notte della festa delle ciliegie. Ad Avezzano sfuma invece il tentativo di congelare la crisi, arriva il commissario, clamorosa mossa in extremis di De Angelis per votare il bilancio, avrebbe potuto dare vita a una giunta tecnica. A Centropagia, restiamo sempre ad Avezzano, decisiva la pesante ingerenza di Biondi. I consiglieri comunali aquilani del passo possibile accusano il sindaco del capoluogo di regione. In basso, scienza e ricerca ignorate dalla politica. L'accusa del giornalista Piero Angela ieri all'Aquila con Paolo Mieli. La vera ricchezza è nell'innovazione. A Teramo tentano di violentarla nel portone di casa. Due pakistani aggrediscono una ragazza teramana e vengono messi in fuga dai passanti, identificati e denunciati. Il drammatico episodio è avvenuto nella notte dell'Aperi Street vicino a Piazza Sant'Anna. In basso, fiamme nel market, chiusa la piramide. Siamo ad Alba Adriatica, incendio causato da un cortocircuito divampato nella macelleria del centro commerciale. E poi siamo a Giulianova, Costantini vince d'un soffio, Tribuiani battuto per 59 voti, il candidato del Polo Civico sconfigge la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, eccola la distanza, 4.678 voti per Costantini, 4.619 per Tribuiani, vittoria davvero al cardiopalma, è stato un testa a testa, leggiamo, fino all'ultimo voto scrutinato, molto bassa l'affluenza alle urne che si è fermata al 45,72%, tanti volti nuovi in consiglio e tre donne in maggioranza nella compagine di Costantini, l'ex assessore di Mastromauro, Katia Verdecchia e due operatori turistici. Questa sarà la composizione del consiglio comunale di Giulianova. In basso le parole che tra poco ascolteremo proprio di Costantini, che dice: a volte i sogni si avverano, il vincitore segue lo spoglio con gatti, scoppia in lacrime e viene portato in trionfo. E allora andiamo ad ascoltare le parole del neo sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. La squadra adesso... Abbiamo fatto due mesi durissimi, io ho avuto la febbre per almeno 10 giorni di questa dura campagna elettorale, sono andato avanti, domani mi prendo 24 ore per riposare, per cercare di metabolizzare una delle più belle sensazioni che ho avuto nella mia vita dopo la nascita di mio figlio e il matrimonio con mia moglie. Si poteva immaginare una fine così? No, assolutamente, sapevamo che eravamo voto a voto, sapevamo che era Davide contro Golia, ma ogni tanto i sogni si avverano e noi abbiamo realizzato un sogno e l'abbiamo fatto grazie ai nostri cittadini che ci amano. Noi amiamo questa città e quando ami qualcosa vai al di là di ogni simbolo di partito. L'unico dato negativo è il fatto dell'affluenza, che comunque non è stata alta. Sapevamo, è andata così anche nel 2014, sapevamo che l'affluenza sarebbe calata in maniera terrificante e un po' ci preoccupava questo dato. Poi domani con calma analizzeremo il voto e ci metteremo a disposizione la nostra città. La dedica più importante di questa vittoria? Dedico questa vittoria sicuramente alla mia famiglia e a un mio amico che mi ha lasciato l'anno scorso.
E allora complimenti al nuovo primo cittadino di Giulianova, Ivan Costantini. Cambiamo quotidiano, ma poi ritroveremo anche la vittoria di Costantini sulle colonne del Messaggero Abruzzo. Ripartiamo con la pagina di Pescara, sicurezza e decoro, le prime mosse di un altro neosindaco, ovvero Carlo Masci. Oggi la proclamazione, poi il tavolo politico per la giunta, i primi di luglio, l'esordio in consiglio comunale, dice. E poi l'estate all'improvviso, pienone al mare, barca a vela insabbiata al porto turistico, insomma temperature che sono, si sono decisamente innalzate in questi giorni. Appenne la bolla di Federico II tra i tesori del museo diocesano. Cambiamo pagina anche città, andiamo all'Aquila, niente barriere, l'occasione colta con il parco del castello. Il post-sisma è un'opportunità da non mancare per rendere la città inclusiva e senza ostacoli, dice Massimo Prospero Cocco, rappresentante della rete cittadina di associazioni disabili, che è potuto tornare nell'area dopo 12 anni. Anni, anche qui le parole di Piero Angelo, scienza e innovazione, la vera macchina della ricchezza. Antonini, poteri di deroga al codice degli appalti sulla ricostruzione, il messaggio durante l'omelia della messa in diretta TV per la Pentecoste nella chiesa delle anime sante. In basso il caso, distrusse il casello e adesso dovrà risarcire. A Sulmona sbanca il gratta e vinci, 2 milioni di euro, biglietto di soli 20 euro ha cambiato la vita ad una coppia di distinti sessantenni del posto, clamorosa giocata dopo le 11 del mattino, nella tabaccheria Rosa Maria Savino di via Mazzara. La banda del golf, cronaca, Marsicano condannato a 4 anni. E a proposito di Marsica, andiamo ad Avezzano, De Angelis silurato, ma non lo meritavo. Ieri l'ultimo tentativo di salvare il suo esecutivo. A Chieti la visita non è prenotabile, allarme, liste bloccate alla ASL, l'annuncia parte da Diego Ferrara, noto medico di base, provo disagio nei confronti dei miei pazienti. Dalla colonscopia all'angiotac risulta impossibile ottenere delle prestazioni. Il professionista avanza l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio. E poi il memorial, tutti in campo per Di Michelangelo, il poliziotto di Chieti morto a Rigopiano. Di spalla, addio a padre Paolo, esempio di carità, Paolo Cerritelli, è scomparso a 81 anni. Avvocati di corso in marcia a Vasto per salvare il tribunale, ed eccoli alcuni di coloro che hanno partecipato a questa protesta singolare per cercare di salvare il tribunale. Siamo a Teramo, ecco qua, il nuovo sindaco è Costantini. Tribuiani battuto al photo finish, verdetto dopo una giornata di votazione in cui l'affluenza è risultata in netto calo. Il leader del polo civico davanti al rappresentante del centro-destra. Altre notizie che riguardano Teramo e provincia, a Peristrit tante multe per i bicchieri di vetro. E poi fuoco nel reparto macelleria, incendio di vampa nel market ad Alba Adriatica, abbiamo visto prima. Nuovo presidente, Team nomina al buio, il PD accusa. In basso, sempre per qui invece siamo alla cronaca, aggredita nell'ascensore, violenza sulla studentessa, l'universitaria si è messa ad urlare, due pakistani bloccati, solo denunce. Andiamo adesso alle pagine dello sport, poi lo faremo approfonditamente, non solo sui quotidiani regionali ma anche su quelli nazionali. Pescara, le frecce Galano e Da Cruz, nel mirino i due esterni del Parma, il pugliese si è offerto al Delfino. Piace anche l'olandese nell'ultimo torneo allo Spezia, la Salernitana invece è
salva. La mission di Zauri è agevolata da Repetto DS. Fondamentale capire cosa farà la Juve di Mancuso, determinante ai fini del bilancio. In basso, rimaniamo sempre in casa Pescara, poveri ma belli gli anni di Galeone, l'autore Biancatelli racconta il triennio indimenticabile, le testimonianze dell'ex e del mitico successo a San Siro. Siamo in Serie C, il nuovo Teramo punta su Iaconi DS, per l'ex Pescara e Brescia si tratterebbe di un grandissimo ritorno. A questo punto la conferma di Maurizi non appare così scontata. Altre notizie, partiamo dall'alto, l'Aquila De Paulis riflette sull'offerta avanzata da Fedeli, per il momento si tratta di metà società e poi si vedrà. In casa Pineto, Della Querce e Marianeschi sono ai saluti, sono nel mirino di molte squadre, mentre Sciba resta il notaresco, Verducci rientra nel club, Vagnoni è il mister. In basso, per la pallamano, la Lions Teramo vince il memorial dedicato a Giorgio Binchi. Acque Sapone, ora la finalissima in casa, espugnata a Pesaro, che poteva giocarsi in casa il match ball per lo scudetto, finisce 4-2 per gli abruzzesi, si andrà a gara 5 in casa, decisivo Jonas, autore di una tripletta. L'altro gol è di Luca Ian, 150 i tifosi al seguito. Per l'eccellenza, Lanciano corteggia un tris di bomber, piacciono Leonetti, Dos Santos e Di Gennaro. In basso Vastese, il DS Micciola a Matelica, al suo posto in pole c'è Di Battista, mentre l'Avezzano di De Angelis parte a luglio, Besana vi è stato ceduto in Romagna. Sette bello KO ma con onore, la sconfitta a Camogli contro la favoritissima alla promozione, la gara di ritorno da disputare ad Ancona, le Naiadi chiuse. Per il basket, Menalo a Roseto ormai è fatta per il Baby Lettone, dopo Lattina il secondo di soli 17 anni. Andiamo adesso, ripartiamo con il centro, andiamo alle pagine dello sport di casa nostra, anche qui Galano e Da Cruz, Pescara mette le ali, sondaggi con il Parma, visionati Baby Rauti e Millico, centravanti del Torino Primavera, che sta facendo una stagione straordinaria, e questo è lo schieramento che potrebbe avere con Luciano Zauri il Delfino nella prossima stagione, poi vedremo se sarà così, sempre 4-3, ma chiaramente va completata la rosa. Sempre per il Pescara nasce il Pescara Academy per scoprire dei nuovi talenti. Sempre in Serie B la Salernitana è salva, Venezia invece torna in Serie C dopo i calci di rigore, poi approfondiremo anche queste cose sulle altre, su altre testate nazionali. Intanto a Teramo con Iaconi può restare anche Federico, uno farebbe da consulente, l'altro sarebbe il direttore sportivo operativo. Intanto per i playoff c'è una promossa in Serie B, si tratta del Pisa che ha battuto la Triestina. In basso per il podismo, uno spagnolo vince l'ultra marathon di Celano, primo trionfo straniero, il secondo classificato Ambrosini domina a lungo ma poi sbaglia sentiero. In Serie D, Vastese torna Colavitto, il mercato lo farà Di Battista, il tecnico che ha riportato in D biancorossi ha raggiunto l'accordo con Bolami, oggi l'annuncio ufficiale via De Filippis, mentre potrebbe restare il direttore generale Masciangelo. In alto, Francavilla cerca nuovi imprenditori, il sindaco Luciani dice si faccia avanti, gente seria, dopo l'addio di Gilberto Candeloro. Svolta a Chieti invece di Stefano, un passo dalla società, trattativa ben avviata con l'ex patrone della Civitanova e Di Giovanni, si attende la fumata bianca, l'imprenditore di Cupello è pronto a rilevare il club nero-verde, si allontana il ritorno di Trevisan. A questo punto mi viene da pensare
che il presidente, dice Trevisan, abbia l'accordo con altri. Cambiamo pagina perché il Real Giulianova continua la ricerca di soci locali. Bartolini: non mi arrendo, sempre pronto a lasciare se c'è qualcuno di rilevare, in grado di rilevare la società. Pineto: c'è la conferma del regista Marianeschi. In basso, l'Avezzano sogna il bomber Pippi d'Alessandro, la squadra sarà rinnovata in ogni reparto. De Angelis sarà presentato dopo il 30 giugno. Per il notaresco, cercasi erede di Cudini, tra i candidati c'è sempre Vagnoni. Di Giovanni chiede al sindaco di trovare sostegni economici. Lanciano, mercato dei Frentani. Occhi su Zinni, spunta l'idea Pignataro, i rossoneri per l'attacco punta del giovane del Cupello, il bomber del Brindisi. Manca l'accordo con i nerostellati per il portiere Hamo, piace il baby. Chiarucci, in basso a questo pone Del Gallo ai saluti, lo spoltore invece punta De Angelis. Fedeli: voglio dare una mano all'Aquila, il presidente della Samba apre il rosso-blu, collaborerò per vincere il campionato, l'imprenditore umbro vorrebbe rilevare il 50% delle quote, il casertano Penzi intenzionato a uscire dal progetto e l'Elite SPA potrebbe essere il main sponsor, si va verso la conferma di Cappellacci e dell'ossatura della squadra che ha vinto il campionato. Per i playoff, doppio salto in promozione, promossi Celano e San Giovanni Teatino. Andiamo a Francavilla per il ciclismo perché Dario Cataldo in corona Scotti e Di Ghionno, re della Michettiana, eccolo qua il 34enne professionista della Stana tra i protagonisti, vincitori di una tappa al Giro d'Italia, ospite d'onore alla Gran Fondo e Medio Fondo amatoriale proprio di Francavilla. Per gli allievi invece a Villa Magna, Masciarelli stacca tutto in salita e conquista il Memorial. Lunelli: colpaccio acqua e sapone, siamo al calcio a 5, lo scudetto si gioca in casa, Mammarella super, grande Jonas, trascinano i nerazzurri alla vittoria a Pesaro. 4-2 il finale della partita per gli uomini di Perez che allungano la serie e domenica avranno la partita decisiva. Dall'altra parte per il basket, Raiola dice a Montecatini, serve la gara perfetta, conto alla rovescia per l'Amatori che sabato affronterà Milano. In basso, sempre per il basket, ma a Teramo si attende l'ingresso di D'Antonio, fase di stallo, a Giulianova coach ciocca verso la riconferma, ma resta il nodo del Palacastrum. E poi Sharks si punta su Lattin, sarà l'unico americano, soddisfatto coach d'Arcangeli, sa stoppare e coprire, ci permetterà di cambiare in difesa, i rosetani aspettano anche il ritorno di Eboa e corteggiano la guardia Ciribeni di Caserta. Andiamo adesso a vedere sui quotidiani, su Gazzetta dello Sport per esempio, visto che abbiamo parlato dei play-out e play-off, play-out in Serie B, play-off in Serie C, ecco il ritorno play-out in Serie B, Venezia affonda, dopo i calci di rigore Salernitana, rigori felici, Tacopina però dice non è finita, i veneti sono in cima, il presidente promette battaglia, i campani resistono in 10, poi si salvano dal dischetto e Lotito dice battuti anche i gufi, Menichini resta in panchina, intanto la nuova Serie B sarà completa sabato quando ci sarà il ritorno di Piacenza Trapani, anzi giocherà a Trapani il ritorno dopo il pareggio dell'andata. E vediamo a proposito di Serie C, ci sarà sicuramente il Pisa, un Pisa di pirati, assalta la Triestina e si riprende la B. Corrado in lacrime, show per 20.000, il patron nerazzurro fa festa con il figlio dopo i supplementari. Vediamo tra i top e i flop top
Marconi del Pisa, flop Steffè, peraltro con un passato recente a Teramo, della Triestina, e queste sono le immagini, ovviamente un 3-1 firmato da Masucci, Marconi e Gucker, in mezzo il pari momentaneo della Triestina con Granoce, e la promozione in Serie B del Pisa è anche una vittoria abruzzese, perché l'abruzzese tecnico Luca D'Angelo, pescarese nella storia, ora chiamateli gli imbattibili, ultimo KO del Pisa a gennaio, poi 24 gare utili, il tecnico dice fenomenale. Pavanel sull'altro fronte, battuto, noi comunque grandi uomini. Questo è per la Gazzetta dello Sport, ma andiamo sul Corriere. Salernitana salva Mikai, eroe dei rigori, la gara di ritorno decisa dal dischetto. Il Venezia retrocede in Serie C, Cosmi passa con Modolo, Minala lascia i suoi in 10, ma il portiere alza un muro e i Granata sono ancora in Serie B. Questa è la situazione, come vedete è completa la nuova Serie B, dove c'è ovviamente anche il Pescara, manca solo l'ultima tra Piacenza o Trapani. Al 91esimo le parole di Lotito, che dice per conto della Salernitana, patrono della Salernitana, hanno provato a mandarci in Serie C. Sull'altra pagina ancora Serie B, Palermo, i baby sono già grandi, tanti primavera per Marino, Cosenza invece tutto da ricostruire, la società del patron Guarascio cambierà attacco e centrocampo, Pasqualoni deve lasciare il calcio, solo la difesa rossoblu non perderà delle pedine fondamentali. Andiamo in C con l'altra finale, quella tra Piacenza e Trapani. Trapani adesso ci credo di più, Italiano, il tecnico, dice non aver subito né reti né situazioni tattiche particolari, ci mette nelle condizioni ideali. Il pari del Garilli scatena l'ottimismo in casa siciliana, la B non è un sogno, ma il Piacenza sabato probabilmente potrebbe tornare al 3-5-2, Franzini cambia schema, almeno queste sono le indicazioni. Intanto il Pisa fa un capolavoro ed è promosso in Serie B, la Triestina si arrende ai tempi supplementari. Nell'altra pagina il Bari avvalanga sul mercato di C, si prevede una sessione record per i pugliesi, ora parte l'assalto a Benedetti, la rivoluzione sarà praticamente totale, 14 nuovi innesti. Intanto chi ha perso la Serie C, il Bisceglie contro la Lucchese, Vanoli recrimina, il mio Bisceglie meritava la Serie C. Siamo in casa Foggia, cessione del club e ricorso playout, Foggia avrà risposte in pochi giorni, Isannella pronti a lasciare e Nember ha una cordata, domani il TAR del Lazio dirà la sua sullo spareggio, affari e trattative, Cesena su Butic, Samb il nuovo direttore generale sarà l'ex arbitro internazionale Walter Cinciripini, che molti ricorderanno. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi, io vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 14, le altre edizioni alle 19 e alle 23, mentre Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle ore 8. È tutto, buona giornata.